la lucina è rossa. Cos'è? Microfono, pro 9000. Le immagini vengono registrate, ma non viene rilevato audio. Accendere. Ma è buono. Riprovare. Riprovare. No, scusate, questo lo dovevo proprio mettere in questo pezzo perché solo ora che sono andata a montare il video mi sono accorta che aveva registrato sia l'audio che il video. E niente, per ridere un po', se vi piace questa giunta di spezzoni, mettete un pollice in su. Ciao! Ciao a tutti, eccomi, sono finalmente tornata con un nuovo video. Dopo quello di Capodanno non ho caricato più niente perché ho avuto dei problemi. E niente, però torno alla ribalta. L'altro ieri sono andata con Valentina e Elisabetta, rispettivamente su YouTube. Sono Valentina Oh, che penso conoscerete tutti, e Elisabetta Duff, che anche conoscete tutti. E siamo andati a Hobby Berline, quindi faccio la review di quello che ho acquistato. E poi, giusto così per ridere un po', e faccio vedere la maschera che ho utilizzato al carnevale. Ho una sola foto, non ho scattato solo quella, non ho maschettato nessun'altra. Questa è la maschera che ho utilizzato. Certo, lì ero truccata, quindi insomma era più carina. E guardate che non vedete, mi è piaciuta tantissimo. E appena l'ho visto ho detto: Dio, è stupenda. Poi a me, sapete, il fucsia mi piace tantissimo. Ciao. Alza il pennello, cioè, anche se non la levo, a un certo punto si reggeva da sola. Vabbè, adesso no, perché è bella. Ho la pelle con la crema, quindi scivola via. Niente, dopo questa piccola chicca della maschera, passiamo alla review di Berline. Spegniti. Come si spegne? Perché non si spegne? Chissà se sto registrando, oddio. Spegni. Vabbè, avrete capito che questo video è stato un'odissea, che si bloccava continuamente il computer. Allora, ho acquistato due bustine di Perline Tau 15.0. Uno è Transparent Frosted Medium Amethyst ed è questo colore stupendo del viola opaco e questo effetto frosted che mi piace tantissimo. Poi abbiamo le Silver Lined Milky Like Topaz e 10 grammi sempre. Poi passiamo alle 11.0, abbiamo i primi due colori, diciamo, sul lilla violetto. Il primo è questo qui, è Perline Tau 11.0 Transparent Rainbow Frosted Medium Amethyst. È uguale a quell'altro, solo che ha questi riflessi rainbow molto bello. Il secondo colore è Opaque Lasted Lavender, molto bello anche quello. Questo è un grigio opaco molto bello, il Transparent Rainbow Frosted Black Diamond, sempre da 10 grammi, l'ho pagato tutte 1,20 euro queste bustine. Poi andiamo al nero black classico, che neanche ve lo dico, insomma color jet. Poi abbiamo le perline Opaque Pepper Red, molto molto bello, non l'avevo un rosso opaco, ma è veramente stupendo, un bel rosso corallo molto acceso. Questo invece abbiamo l'Irish Brown, che mi piace tantissimo, sempre a 1,10 euro, Metallic Irish Brown chiamato. I codici spero che li vediate bene. Le Super 2 ho preso le White, queste sono le Super 2 5x2,5 e 1,45 euro, lo leggete bene. Poi abbiamo i Turquoise Picasso, qui sono chiamati Opaque Blue Turquoise Picasso Silver, anche se i riflessi sono dorati, in realtà va bene, ci crediamo noi. Molto molto belle. Poi abbiamo preso queste sul viola, che sono stupende, sono le Luster Metallic Amethyst, sono stupende, si abbinano benissimo con quelle perline che vi ho fatto vedere. Poi ho preso le Matte Dark Bronze, sono veramente stupende, questo marrone bronzato stupendo. Ne ho preso un altro tipo che sono le Luster Gold Smoky Topaz, sempre 10 grammi, queste 1,95 euro, quelle di prima e 2,45 euro. Poi ho preso le black, quindi jet, chiamate jet a Hobby Perline, il black.
delle rocaie 8-0, sempre di quel colore uguale alle 11-0, quindi Transparent Rainbow Frosted Medium Amethyst. Donna, che per dirlo ci vuole uno scioglilingua. Comunque molto belle anche queste. Poi ho preso queste perline che già mi avete visto a 2,30 euro, sono 15 pezzi, sono le occhi di gatto sfaccettata viola scuro da 8 mm e mi fanno impazzire. Poi ho ripreso il Superlon Black misura 20, la bombina è da 68 metri e costa 1,50 euro, quindi siamo passati ai fili. E altri fili sono il KO o il KO. 3,50 euro a bombina, 0,25 mm, la bombina è da 50 metri, l'ho presa nero e trasparente. Questi sono dei cristalli da 3 mm, color silver, 50 pezzi, 1,40 euro. Poi ho preso anche, vediamo un po' che cos'è, eccolo qui, le Spike Luster Vega Lilla, 8x5, 20 pezzi, molto bello, si assomigliano molto alle Super Duo. Poi passiamo agli aghi. Ho preso gli aghi beading a 85 centesimi, sono 6 aghi misura 12. Speriamo non si spezzino, perché ne parlano tutti che la misura 12 si spezza, speriamo di no. Poi ho preso gli aghi in filaperle, occhio centrale, cioè con la cura cruna lunga, misura 10, 54 mm di lunghezza, logicamente. Poi ho preso questi componenti in vetro, sono a forma di cuore 33x33 e sono 6 pezzi all'interno della bustina, 2,60 euro, uguale 2,60 euro quelli quadrati, quindi 35 mm, sono 4 pezzi. Li ho presi soprattutto per appunto farvi il tutorial che vi avevo promesso in questo video, vi metto il link qui sopra e nel box informazione per chi ha l'Android e lo smartphone, e per i colori della Pebeo, cioè ricoprivo questi componenti con i colori della Pebeo Prisme, che sono quei colori stupendi che fanno quell'effetto tartarugato, pitonato, insomma dei colori molto belli. Comunque andate a vedere quel video e vi farò presto il tutorial. E poi che altro ho preso? Ho preso appunto la sua, diciamo, il suo componente per poterlo attaccare. Sono un gancio per pendente da incollare 21 mm ed è molto cicciottone, quindi sarà molto resistente. Poi ho preso questa base per anelli, anello con base filigranata argentato regolabile da 25 mm, molto molto carino, spero che sarà bello con un bel cabochon in fimo sopra. Poi ho preso i schiaccini e il portaaghi. Il portaaghi ho preso questa volta quello 90x12 a 1,95 euro, perché gli aghi c'entrano meglio. Poi ho preso questi schiaccini tubolari 1,5, 100 pezzi, 95 centesimi. Questi mi trovo benissimo e li consiglio perché non spezzano mai il filo. Sistemerò le perline un po' in questi contenitori che avevo comprato l'altra volta, questo è il codice, e un po' in quest'altro piccolino che ho comprato dai cinesi, insomma 1 euro, niente di che. Nel frattempo la luce del sole ci ha abbandonato, vi faccio vedere come ho sistemato le perline e più che altro come ho messo i codici, perché da queste bustine è praticamente impossibile staccare le etichette, come vedete si rompono tutte e comunque si tolgono i codici, quindi è un macello. E quindi l'ho sistemato qui dentro e ho fatto tutto un giro con della carta, lo scotch carta, questo qui, e ho fatto tutto un giro completo e poi con il tratto penna ho scritto i codici. Vabbè, io poi sono fissato, ho messo anche i codici in ordine numerico, sono una contabile in fondo, oltre che una creativa. Niente, era solo per dirvi qualcosina in più, e vi mando un bacione, e se vi è piaciuto iscrivetevi e mettete un mi piace. Ciao! Il bronzo, si sì, capirai che focalizza qua. Adesso io l'avevo messo a fuoco. Voilà! No, dai, qui focalizzi, qui, qua, più qua, no, magro, dai, fammi vedere, meno magro, qui, forse qui, qui.